Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Cioè, salve a tutti e benvenuti su Bingy Drive. Oggi andremo a registrare una cosa un po' particolare. Innanzitutto guardate la risoluzione. Sono sempre con le stesse specs del PC, sempre con lo stesso PC. Però questa volta ho provato a mettere la massima qualità e si vede veramente molto bene, nitido. Allora, io sto registrando con Streamlabs OBS in 3840x2160. 30 fps, perché purtroppo qua ce ne stanno 15 o 20, ma quando vedete è veramente una risoluzione che non fa andare fluido il gioco. Quindi mo sto provando giusto così, ma veramente una qualità pazzesca, guardate qua. È molto nitido, molto bello. Non è fluido, però se no sarei 1440p, poteva andare pure per i 60 fps, però ho voluto provare a registrare così. Guardate come si vede, tutta la qualità al massimo. Questa è una mappa Gold Coast, vi metto anche questa in descrizione, anche la mia Lama Wars Moto. Dettagli, anche questo mettiamo tutto al massimo, distanza, no, aggiornamento riflessi. Questa lasciamo stare. E quando era questo 0.8? Lasciamo stare così. Dimensioni texture, quanto è 256, perché? Dimensioni texture, tipo, guardate qua. Per me non cambia quasi niente, perché questi servono PC veramente potenti. Però già questo, guardate, è tutto al massimo. Ho messo tutte le impostazioni al massimo. Voluto provare come va. 3840x2160. Il bitrate 120.000 kb per secondo. Quindi 120 megabit per secondo. Per secondo di bitrate. Sto registrando e poi lo carico direttamente su YouTube, senza editare niente. Oggi 16 e 20, lunedì 1 febbraio. Proviamo a scattare una foto, così vi metto anche quel link di copertina. Time of day, vediamo un poco. Mettiamo un poco più di sera. Ecco, tipo così, questa è l'ora perfetta. Mettiamo depth of field, near bloomed strength, vabbè. Far bloomed, focus distance, ecco qua. Io posso regolare queste cose, l'apertura. Mettere questo. Apertura focus distance, vedete? Un poco così da regolare. Poi possiamo mettere qualche filtro, sì, mettiamo qualche filtro, vintage, sandborn. Lo posso mettere mood, limited. No, sinceramente non mettere niente, scenic. Default, mettiamo default. Ed ecco qua, scattiamo una foto in 4K. Contrast, ah, mandiamo questa. Così, radius. Ok, quality, hide. Ok, perfetto. Ma togliamo queste, no! Ah! Devo rimettere tutto indietro, no. Aperture, no. Quality, hide. Vabbè, queste cose non sembra che cambiano tanto, però mi piace comunque. Ah, qua posso levare qua. Devo mettere anche l'inquadratura. Time of day, mettiamo un poco più qua come abbiamo detto. Ah, nella descrizione metto anche quando è venuto questo, quando è andato a pesare questo video. Ok. Ah, ecco, ho capito ora. Forse questo devo mettere far blur, near blur. Questo forse no, questo sì. Ah, no, non è così, vero? Ah, ecco, ora sì. Ora sì, ho capito come fare. Ah, benissimo, allora questo lo togliamo.
5 minuti dedicati a scattare una foto. Ecco qua. Guarda che foto di qualità. Ok, ora mettiamo quella larga. Fai uno screenshot grande, ok. Perfetto, ora giochiamo 4K. Vedete che sto un poco facendo fatica ad andare. Sta mettendo più del dovuto. Ci picchia, veramente pesante come risoluzione. L'ho fatta? Sì. Ok, andiamo. Partiamo con questa. Intanto se mi metto il traffico posso mettere che mi seguono. Tipo follow me, e loro mi seguono. Basta che accendo il motore. E penso che mi seguono. Come ho detto, il frame rate non è buono. Però comunque, insomma, farò comunque altri video per vedere anche così, questi video tipo così. Forse quelli sono troppo lontani, no? Ah, no, invece no, mi hanno raggiunto, guardate. Questo è vero che va più lento. Però, insomma, mi stanno raggiungendo, guardate. Questa è la mia Lama Wars Moto, vi metto il link in descrizione. Questa è una mia creazione ad automation. Guardate com'è, è migliorato. Guardate. È migliorato la controllabilità dell'AI, quello che guidano automaticamente su BMG. Avete visto tutte le impostazioni al massimo, tutto i settaggi, pure la risoluzione 4K. Questo mi ha già raggiunto, la mia come in Jeep, anche questa l'ho creata io su Domesh, quindi metto il link in descrizione anche di questa mod. Questa invece è del nuovo aggiornamento 0.21 di BMG Drive. Invece Gull Coast, la mappa in cui sto ora, è anche quella del... come si chiama? No, non è del nuovo gioco, è una mod, ecco. Lo metto anche quella link in descrizione. Vediamo gli interni. È vero, molto... non è che sta andando fluido, però si vede molto nitido, molto bello. Molto bene, si vede. Oh. Meno male che queste auto sono resistenti, guardate. È controllabile, dai. Quella che mi insegue la mia come in Jeep. La mia Lama Wars Moto. Ah, è rimasta bloccata qua. L'aiuto ad uscire? Sì, assolutamente. Serve una mano? Sì, che serve una mano. F2. Non era questo. F9. No, non mi ricordo. Oh! Che avevo fatto? Che ho combinato? Sto comandando un casino, questo già. Metto il link anche in descrizione, vi metto quando è venuto a pesare questo video comunque. Comunque penso che è meglio caricarle 1440p 60 fps perché 4K così. Veramente, soprattutto con la mia GTX 1050 Ti Intercore i7 4790, fa fatica comunque ad andare là così. Ok, ecco la mia come in Jeep, questa qua. La mia Lama Wars Moto perfetta, sta ancora correndo qua. Mettiamo un attimo pausa. Guardate i dettagli, la nitidezza con cui si presentano questi qua. Però non la fluidità, non la fluidità. Poi che possiamo vedere il motore qua. Soprattutto questa qua, il nuovo aggiornamento di Bungie Rev. Anche qua si vedono molti dettagli. Questa è più pesante come il motore grafico pieno di dettagli.
Ritorniamo alla mia Lamours Motta. Guarda qua. Se posso, faccio un attimo vedere la temperatura qua. Devo solo richiedere un attimo un po' di tempo. Vediamo se lo riesco a fare un attimo. Se riesco ad avviare. MSI Afterburner. No, ma non si avvia, vero? Non si avvia. Che posso far vedere con GPU-Z Mouse Emulator? Perché non si avvia? Ah, arriva Tuner Statistic Server, forse è quello che devo far mettere. Fammi un attimo vedere se è questo. Arriva Tuner Statistic Server. Neanche questo. Mi sembra che l'applicazione specificata è corretta con tutto il registro. Apri il percorso file. Vabbè, non me lo vedete, un attimo faccio qua. Ah, non vuole funzionare, forse vabbè, la prossima volta vedrò meglio di farvi vedere anche le configurazioni, alcune cose, un video più corto. Non su questa mappa, ma su Crash Hard 2.0, andiamo. Ah, la risoluzione perché, avete visto che è andata già più fluido, però devo rimettere il nuovo il 4K qua. La prossima volta vi farò vedere su, come si chiama, Crash Hard 2.0. Così la... Ma come si faceva per togliere questo, per nascondere lui? Alt più, ah... Finalmente. Non mi ricordavo, però mi sono ricordato, meno male. Oh, guardate come sbanda. Comunque non ho messo 60 fps perché non è 60 fps, perché non va fluido, perché è un 4K. Non sta andando neanche a 30, sta andando veramente ora, sta andando circa meno di 24, sta andando circa 20 fps, sta andando ora. 15 o 20 perché questo richiede molto intensivo. Resource. Però niente, un video registrato con Streamlabs OBS in 3840x2160 30 fps, 60 Hz refresh rate, 120 megabit per secondo di bitrate, che sono 120.000 megabit per secondo, kilobit per secondo di bitrate. Continuiamo ancora. Poi nella descrizione vi aggiungo anche il link di Gulkos, questa mappa qua. E poi il link della Lamours Motta, della mia Coming Jeep. E anche le informazioni riguardo a questo video. Quando è venuto a pesare questo video. Vabbè. Andiamo un po' nell'acqua, così magari vi faccio vedere qua. Seguitemi pure voi là, Lamours Motta, come in Jeep, venite con me. Ah, ecco, abbiamo costato il motore. Niente. Ah, di nuovo, no. Vai andare in un pacchi isola. Ho messo il DSR della scheda video Nvidia. Grazie a questo ho messo questa risoluzione più alta, perché se no non sarei riuscito a metterla, non sarebbe stato possibile. Grazie al DSR che l'ho scoperto stesso oggi, ora è possibile. Va bene, questo è. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, veramente 4K, veramente fantastico. Spero che questo video vi sia piaciuto, non mettete un like, grazie per tutto, ma soprattutto grazie per aver dato questo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.